Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie Signore, alzando le nostre mani davanti a te, piccoli e grandi, ti ringraziamo Padre buono, sei lì Dio che sai scrutare ogni cuore, rivelando nei pensieri i sentimenti e i desideri che sono nascosti nella profondità dell'anima. Tu che sai, oh Dio, ammaestrare ed altresì condurre i figli tuoi nella diritta via, concedi ancora oggi per grazia che ciascuno di noi scelga sempre le cose che tu hai mostrate a noi nella tua parola, che sono dilettuosi e sono gradevoli alle anime nostre. Ti ringraziamo, ti preghiamo che stasera tu ti glorifichi
e ti innalzi sopra di noi, mostrandoci ancora le benedette e preziose promesse che ci hai fatte e che certamente tu compirai sopra tutti i fedeli della tua casa. Sia la tua presenza con noi, donaci la tua parola, facci ascoltare le benignità e la bontà dello Spirito tuo Santo nel mezzo di noi e la tua parola nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Grazie, 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 grazie. Grazie, Signore. Ti ringraziamo. Benedetto il nome del Signore. Ok. Benedetto il nome di Gesù. Grazie, nostro Padre. Cantiamo il canto Dio d'amore. Amen. Perché mi ha dato
sign of work each night. Reveal the Spirit of the Lord again, yes. Thank you, very God. Can reveal the Spirit of the Lord begin. The Lord shout to sing. And the words, thank you. Every power and the words in Jesus Christ. Heaven leave my love again. The Lord the child to you believe. I recall in the weary spirit. Having again the labor gone of Jesus Christ. Thank you, the Lord. Believe, 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 believe. Faith in Jesus Christ. And the man of the labor God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Gloria a Dio, gloria a Dio. Hallelujah. Hallelujah. And the word says, kiss a voice, leave it to one's name. In Jesus Christ. Amen. 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 Aprite la Sacra Bibbia. Nel libro del profeta Amos, libro del profeta Amos, capitolo 5, leggeremo dal verso 8 al verso 16, ripeto, libro del profeta Amos, capitolo 5, dal verso 8 al 16, dopo il libro del profeta Gioele, prima di quello di Abbidia, troverete il libro del profeta Amos. Benedetto il nome di Gesù. Alleluia. Amen. Vogliamo dire insieme il Signore sia sempre lodato e benedetto in eterno. Amen. Cercate colui che ha fatto le gallinelle e l'Orione, la costellazione e i pianeti, e che muta l'ombra della morte in mattutino e fa scurare il giorno come la notte, che chiama le acque del mare e li sparge sopra la faccia della terra, il cui nome è il Signore, che fa sorgere subita rovina sopra il forte, talché la distruzione occupa la fortezza. Essi odiano nella porta chi li riprende ed abominano chi parla con integrità. Laonde perché voi aggravate il povero e prendete da lui la soma del frumento, voi avete edificate delle case di pietre pulite, ma non abiterete in esse. Voi avete piantate delle vigne belle, ma non ne berrete il vino. Perché io conosco i vostri fatti, che sono molti, i vostri misfatti, scusate, che sono molti, e i vostri peccati che sono gravi. Oppressatore del giusto, prenditore di taglia e sovvertitore della ragione dei poveri nella porta. Perciò l'uomo prudente in quel tempo tacerà, perché sarà un cattivo tempo. Cercate il bene e non il male. A ciò che viviate, il Signore, il Dio degli eserciti,
sarà con voi come avete detto. Odiate il male ed amate il bene. Stabilite il giudizio nella porta. Forse avrà il Signore Dio di Israele pietà del rimanente di Giuseppe. Perciò così ha detto il Signore, il Dio degli eserciti, il Signore: vi sarà pianto in tutte le piazze e si dirà in tutte le strade ai lasso me, e si chiameranno i lavoratori al duolo ed al lamento quelli che sono intendenti i lamenti lucubri. Vogliamo dire amen alla parola di Dio. Signore, ti ringraziamo, Padre nostro, perché sei tu che sai e altresì intendi da lungi il pensiero ed il desiderio del nostro cuore. Non ti è nascosto ciò che noi desideriamo ed attendiamo, per lo quale momento intercediamo presso di te, perché tu ci esaudisca per grazia ed intervenga in modo nuovo, poiché tu vuoi che ciascuno di noi osservi la benignità e le compassioni di Dio vengano ancora una volta manifestate attraverso le nostre viscere, e questo gli uni in verso gli altri. A te rendiamo gloria e onore, Padre buono, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Ringraziato sia il Signore per averci Lui stesso indetta la Sua parola, la quale Egli ogni giorno ha aperto davanti agli occhi nostri, perché nessuno perisca per mancanza di conoscenza, ma che tutti conoscano chi Egli è e in che modo Egli sa farsi conoscere e rivelarsi. Questo è lo Spirito di Dio che lo decide ed Egli lo opera in verso quelli che lo hanno amato e sono stati scelti secondo la Sua volontà. Poiché anche i discepoli chiesero al Signore dicendo: Signore, perché tu parli alle folle in parabole? Il Signore disse: perché solo a voi è stato dato di intendere, di conoscere, di sapere le cose appartenenti al regno di Dio. Ma di molti, seppur vedono, ma come se non vedessero, seppure essi ascoltano, ma come se non ascoltassero, eppure hanno un cuore, ma non intendono, e non credono, e non siano salvati. E stasera ringraziamo il Dio perché agli uni è stato dato di conoscere i misteri del regno di Dio, agli altri è stato occultato. Non vi dimenticate che il Signore disse queste precise parole, che non dimentichiamo che le cose grandi di Dio sono state nascoste sempre ai savi e agli intelligenti di questo secolo, ma rivelate ai piccoli fanciulli.
Dio si è così compiaciuto. Perché molte volte la gente stenta di credere in Dio? Perché noi lo presentiamo quale Dio padrone dei cieli e della terra, quale creatore delle cose visibili e invisibili. Quindi presentiamo un Dio molto grande, e questa grandezza è indefinibile, mentre egli si manifesta nella semplicità e a volte nella piccolezza delle sue manifestazioni. E per molti è difficile credere che un Dio così grande sia talmente semplice nel suo dire come nel suo operare. Ma vedete che la grandezza di Dio si è sempre manifestata nella piccolezza, nella bassezza e nell'umiltà di chiunque si accosta davanti alla sua presenza. Bene, fratelli, il Signore è stato un maestro, e lo è e lo sarà per tutti i tempi, eccezionale. Un maestro che non può essere eguagliato, nessun maestro della faccia o di tutta la faccia della terra. E il nostro Dio è veramente unico. Stasera abbiamo letto come primo verso, e mi riferisco all'ottavo verso di questo capitolo, cercate colui che ha fatto l'orione e le gallinelle, colui che ha dispensato per noi i tempi e le stagioni ed il giorno della grazia. E cercare significa, per quelli che lo cercano di cuore, significa trovare. Chiunque ha veramente cercato e lo ha cercato secondo la parola di Dio, lo ha sempre trovato, e ha trovato colui nel cui potere vi è cielo e terra, e tutto dipende da Lui. Benedetto il nome del Signore. È cosa veramente grata a Dio l'essere dipendenti di colui che ha create tutte le cose. Ma quanti di noi abbiamo sfuggito molte volte dal dipendere dalla sua volontà. Ciò è accaduto già nel giardino dell'Eden. Dal momento in cui l'uomo si dispensa dalla volontà di Dio, dai suoi ordinamenti, allora vuol dire che si dispensa dall'essere dipendente di Dio e della sua volontà. Ma quale amaro raccolto vi è stato nei secoli fino ad oggi per l'uomo che ha voluto non più dipendere dalla volontà di Dio, ma dalla propria volontà? Ha per caso raccolto dei frutti buoni? È stato veramente eccelso il suo futuro? È stato un tempo, per chi è sfuggito dalla volontà di Dio, prospero e benedetto? Non è mai successo e non succederà mai. È vero che la volontà di Dio in noi comprende che cosa? L'assoluta sua signoria sopra di noi. E questo non significa che noi siamo diventati schiavi di una volontà di colui che, come è successo nelle epoche passate ed attualmente vi sono dei governanti oggi nel mondo chiamati impostori o dittatori. Ma la signoria di Cristo non è dittatoriale,
non è mai stata un'impostura, ma la signoria di Cristo per noi è stata un'eccellente gloria che Lui ha voluto rivelare a ciascuno di noi. Quando gli siamo stati obbedienti, noi siamo stati ripieni di Lui, siamo stati alla Sua presenza, abbiamo considerato come i detti, così i fatti di colui che ci ha chiamati a questo governo celeste, e Dio è stato compiaciuto di ciascuno di noi. Sfuggire. Quanti oggi sfuggono, chi a destra, chi a manca. È vero che a molti piace tenere il nome del Signore qui sulle labbra, ma il Signore vuole che ognuno che pronuncia il suo nome, che intanto non lo pronunzi in vano, perché vi ricordo che è un comandamento del decalogo scritturale che dice non nominare il nome del Signore il Dio tuo in vano, perché quelli che lo fanno non saranno ritenuti innocenti nella loro colpa. Significa senza un vero bisogno legittimo, spirituale, esaudiente per la volontà di Dio. Ma molti lo usano quale scudo, quale scusa, quale protezione che giustifica i loro atti, i loro pensieri, la loro condotta, e menzionano il nome del Signore riparandosi dietro questa facciata che nel visibile sembra quella opportuna. Ma non vogliamo mai usare il nome del Signore, è invano. È vero che è scritto che chiunque avrà invocato il nome del Signore, ma lo dice per tutti quelli che lo invocheranno per la loro salvezza, perché siano guardati e liberati e scampati dall'ira a venire, che lo menzionino perché sia per loro un sostegno, un aiuto ed una forza sempre prontissima nei momenti nei quali sono nell'avversità. Ma quanti? E il Signore disse: non chiunque dirà Signore, Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma solo coloro che avranno fatta la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quando l'uomo si sottomette alla signoria di Dio, significa fare parte del suo regno, del suo trono e dell'avvento del suo ritorno. Ma se non ci sottomettiamo e sfuggiamo alla sua volontà con l'autogiustificazione, col dire che il Signore sa, certo, il Signore sa ogni cosa e sa pure quando tu ed io l'avremmo dovuto onorare e non l'abbiamo fatto, quando tu ed io l'avremmo dovuto cercare e non l'abbiamo fatto, quando tu ed io avremmo potuto fare del bene e invece ci siamo predisposti a fare il male e non il bene. Questa è la saggezza e la sapienza che Dio custodisce nel cuore dei saggi del suo popolo.
non di quelle che si fanno saggi, perché il Dio è scritto fa impazzare i saggi ed altresì fa pur venir meno coloro che si credono esser dei veggenti dell'epoca attuale. Ma nella parola di Dio riscontriamo il bene di ciascuno di noi. Gloria a Dio. Non peraltro è scritto: se voi avete l'intenzione sincera, se abbiamo l'intenzione sincera di cercare colui che è l'Altissimo, sta al di sopra non solo di questi cieli visibili, ma dei cieli, dei cieli, al di sopra di tutto l'emisfero che è conosciuto all'uomo, se noi ci sottomettiamo alla sua padronanza e al carattere individuale di Cristo nel regnare con Lui attraverso la nostra obbedienza, Dio ci farà partecipi del suo regno. Gloria a Dio. Benedetto il nome del Signore. In questo capitolo il Signore rimprovera e altresì proferisce dei giudizi sopra il suo popolo, come d'altronde è avvenuto in ogni epoca nella quale il popolo di Dio in tempi differenti si è sviato, si è allontanato ed ha tralignato e non ha voluto dare ascolto, ha indurito il cuore, si è rifiutato di ascoltare la parola che Dio ha dato attraverso i suoi servitori. Ma stasera qui il profeta incita il popolo tutto a tornare a Dio per cercarlo nuovamente. Che ne pensate stasera, fratelli? Vogliamo cercare il Signore, sì? Perché è scritto: cercate e troverete, chiedete e vi sarà dato, picchiate e vi sarà aperto, perché egli aprirà la porta a chiunque picchierà. Egli si farà trovare da chiunque lo cercherà. Egli ci darà tutto quello che gli chiediamo secondo la sua volontà. Alleluia. È un tempo nel quale dobbiamo fare molte e molte considerazioni, ma avere anche delle grandi accortezze. E nel dire accortezze vogliamo dire che vogliamo essere molto più prudenti di quanto abbiamo pensato di esserlo, molto più avveduti di quanto ci siamo studiati di esserlo, e di vigilare sul nostro cammino perché i nostri piedi non inciampino e che noi non cadiamo mai nel laccio dell'uccellatore, come è scritto nel libro dei Salmi. La parola di Dio è un maestro che insegna la via a ciascuno di noi per la quale dobbiamo camminare. Grazie a Dio per tutti i profeti di Dio della storia biblica che ebbero sempre un orecchio attento ed un cuore disposto, anche se essi sapevano già che la parola di Dio in loro incorporata doveva procurargli molte sofferenze, afflizioni varie e
persecuzioni e non certo l'ausilio o il plauso del popolo tutto. Anzi, al contrario, essi videro sempre delle facce turbate, dei cuori ostinati, gente che avversa e ribelle si condusse come si condussero i loro padri nel deserto, che pur vedendo la gloria visibile di Dio e le sue opere manifestate davanti agli occhi di tutti, dopo qualche momento, fratelli, diventavano tutt'altro. A che dicevano? Sì, Signore. Come quando Mosè scese dal monte, gli riferì le parole di Dio ad Israele, no? E Israele tutti rispose: sì, Signore, noi faremo tutto quello che il Signore ci ha ordinato e gli saremo ubbidienti. E quante volte sotto la benedizione, in un momento di grande euforia, di commozione, perché ci siamo sentiti toccati dallo Spirito Santo, ci è venuto facile dire: Signore, io farò tutto quello che tu mi dirai. Io ti ubbidirò, Signore, e mi sottometterò alla tua parola. Ma dopo qualche momento ce ne siamo sviati e allontanati. Ma stasera ringraziamo Gesù, lo ringraziamo di cuore, perché Egli ci ama come sempre ha mostrato a ciascuno di noi. Ed ha sempre avuto un tempo nel quale Dio ha voluto redimerci nella mente, redimerci nel cuore, redimerci nel carattere, redimerci nelle azioni, redimerci nel nostro comportamento, redimerci nei nostri rapporti personali fra le parti. E non sempre ci siamo voluti mettere d'accordo con Lui. Sono stati più i disaccordi, le disarmonie che abbiamo noi create fra noi e Dio, che l'intento e il desiderio del cuore dire: Signore, sì, è questa la tua volontà. Ti chiedo solo la forza, ma il mio desiderio è quello di soddisfare la tua volontà e non la mia. Mi state ascoltando? Quando la volontà di Dio è fatta in noi, tu ti senti realizzato, realizzato pienamente, perché riconosci e sei cosciente di essere nella perfetta regola della sua volontà, del suo piano e del suo cammino postoti innanzi. E sai che se il Signore ti chiama da un momento all'altro, credi pure che Egli ha preparato un posto anche per te. Gloria a Dio, un posto anche per te. Io stasera lo ringrazio, fratello. E la raccomandazione particolare del Signore è: cercate il bene, procacciate il bene, soffermatevi nel fare il bene, considerate attentamente che danneggiare gli altri o il prossimo significa danneggiare se stessi, significa condurci verso la rovina. Perché il Signore continua a dire che ciò che gli altri
tu non desideri che facciano a te, tu non farlo agli altri. Così del giudizio col quale giudicherai gli altri, altresì tu sarai giudicato. Poiché l'uomo non si riconosce dalle parole, ma dai fatti. Così un albero non si riconosce dalle foglie, ma dai frutti, se sono buoni. Alleluia! Cercate il bene, procacciatelo ed attuatelo e rifiutate qualunque richiesta di male o che si voglia introdurre dentro di voi quale desiderio di fare il male, qualunque esso sia. Male non significa solo a titolo fisico, carnale. Ci sono tanti mali che possiamo fare al prossimo, con le nostre azioni, con l'uscio delle nostre labbra, col nostro comportamento, con le nostre risposte, con le nostre reazioni, o con la nostra ira, con il nostro sgarbo. Non facciamo del male, piuttosto del bene. Bene fisico, bene materiale, se c'è qualcuno che ha bisogno di noi materialmente. È giusta cosa che tu spartisci ciò che Dio ha dato a te, perché tu ne faccia parte a chi non ha. E anche il messaggio di Giovanni Battista, quando egli parlò a quella gente chiamata razza di vipere, che amavano soltanto la gloria di sé, la pompa di sé, e l'essere piuttosto onorati dagli uomini, ma sfuggire al dovere nei confronti della volontà di Dio. Perciò disse a certuni: se tu hai due tuniche, danne una a chi non ha. E così via dicendo, perché nessuno frodasse il prossimo, perché ciascuno si contentasse della sua giusta paga e che non approfittasse mai della benevolenza del proprio amico. Mi state ascoltando? Benedetto il nome del Signore. Dio sia lodato. A ciò che viviate è il Signore, il Dio degli eserciti, sarà con voi così come voi avete detto. Alleluia! Vogliamo dare gloria al Signore Gesù. Lo ringraziamo stasera. Lo ringraziamo stasera. Egli vuole nuovamente commuoverci davanti alla sua presenza per esprimerci con un nuovo spirito, con una nuova attenzione, con un nuovo proposito verso il Signore. Odiate il male e amate il bene. Odiate il male sotto tutti i suoi multiforme di peccato morale e spirituale, materiale e fisico. Odiate il male, ma attenetevi ed amate il bene. Alleluia, gloria a Gesù. E nel cercare Lui, nel cercare colui che è l'Eterno, l'Iddio d'ogni grazia e d'ogni tempo, noi instaureremo con Lui un nuovo rapporto, e così lo avremo con il nostro prossimo, senza guardare
alla qualità delle persone. Anzi, il Signore disse del giovane ricco, quando egli gli chiese: maestro, che debbo fare io per ereditare la vita eterna? E il Signore disse: osserva tutti i comandamenti scritti. E quello disse: Signore, ma io li ho osservati da fanciullo ad oggi. Diceva la verità. Ma il Signore disse: una cosa ti manca, quella cosa a cui tu sei molto legato, quella cosa, cercala in te cos'è quella cosa, o quelle cose a cui tu sei molto legato. Legato significa legare, capite fratelli? Sono legacci di cui Dio ci vuole sciogliere e ci vuole liberare dall'uno all'altro fino a che non saremo totalmente sciolti. La donna che per 18 anni fu legata da Satana ed ella era gobba, ma che il Signore sanò in un istante, e quella donna si rizzò in piedi. Ma i soliti ipocriti, bugiardi, dissero al Signore, dissero alla moltitudine: scusate, ma ci sono 6 giorni nei quali voi potete venire ed essere guariti, ma non in giorno di sabato. Il Signore disse: ma voi il giorno di sabato non scegliete il bue o l'asino per andarla a fare bere? O poi disse: se cade in un fosso, fanno, li tirate fuori, dato che è sabato, li lasciate morire? No, non lo fate, vero? Non era lecito, essendo che questa donna è figlia di Abramo, sciogliere da questo legame di infermità nella quale ella ha sofferto per ben 18 anni. Satana la tenne legata per ben 18 anni, ma in un istante il Signore la sciolse dalla sua infermità e la rese libera. Alleluia! Benedetto il nome del Signore! Grazie a Dio! Benedetto il nome di Gesù! Stiamo parlando di legami di cui abbiamo bisogno di essere sciolti. Una sola cosa ti manca, alla quale sei molto legato. Sorella, fratello, medita nel tuo cuore a quante cose ancora sei legato, dei quali legami non vuoi tu essere liberato, liberata. E se c'è qualcuno che lo vuole e non vi riesce, c'è l'Onnipotente che ti tende la mano per liberarti e darti requie nello spirito e nell'anima e nella mente. Ma quel giovane che era legato alle sue ricchezze si rifiutò di obbedire alla voce del Signore. E il Signore disse: più facile che un cammello entri per la cruna di un ago che un ricco nel regno dei cieli. Fratelli, il Signore ci esorta per il nostro bene: beata l'anima che si concede al Signore e si umilia ogni giorno che passa, sempre di più, per cercarlo, attenersi al bene
ed essere sciolti da qualunque legame. E il Signore disse: dopo che tu lo avrai fatto, allora sì, ti sarà consentito di entrare nella vita eterna. Alleluia! Benedetto è il nome del Signore Gesù. Dio sia ringraziato. Per molti è duro, per altri è difficile, per altri è diventato fuori luogo, un tempo nel quale non si ritiene più adatto il comportamento, la modestia e il carattere di un cristiano che deve seguire Gesù. Ma questa è la sua volontà. Se un giorno tu vorrai fare parte del regno di Dio, se no ne saremo esclusi. Io dico amen alla parola di Dio e diciamo al Signore: Signore, scioglici di tutti i legami che ci impediscono di arrenderci totalmente alla tua volontà, perché tu possa regnare in noi e noi regneremo insieme a te. Alleluia! Dio sia lodato e glorificato. Amen. Mi ascolti, sorella? Questa è la buona legge dello Spirito e della vita è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. E al Signore, benedetto e glorioso, siano rese la gloria e la potenza e la forza e la ricchezza dei cieli e la potenza del secolo a venire, per Gesù Cristo, nostro Signore, l'Onnipotente, unico, vero Dio e la vita eterna, benedetto, gridiamolo, benedetto in eterno. Amen. Amen. E salutare tutta la fratellanza che ci segue da diversi anni nella nazione e fra le nazioni. Vi salutiamo nel nome prezioso di Gesù. Ci raccomandiamo sempre alle vostre preghiere, al vostro amore, così con la speranza che un giorno, che venga presto, che il Signore tornerà, ci ritroveremo insieme in quei luoghi stupendi, meravigliosi, di pace e di tranquillità e sicurezza. Che Dio vi benedica e vi salutiamo con il nostro potente amen, insieme, amen. Arrivederci a domenica mattina. Dio vi benedica.